porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Oh, ma... Ciao! Andre, ma che ci fai qua? Io sono venuto dall'Oregon per vedere il mercato europeo di Pavia. Ma non ci posso credere, ma ve lo ricordate? Lui è Andrea Solani di 125 No Limits, il nostro programma dall'Oregon. Bene, ma allora bentornato. Io voglio vederlo con te, andiamo insieme. E allora andiamo insieme a vedere il mercato europeo di Pavia. Benvenuti e venite con noi. Da dove arrivate voi? Allora, noi arriviamo da Firenze, anzi dalla provincia, da Pontassieve per l'esattezza. Messico, siamo messicani noi. We are from Austria, from Salisburgo. E Francia. Da Germania. E da Barcellona. Originaria di Cuba, vive in Italia e lavora in uno stand che arriva dalla... Della Germania. Dalla Germania, come sta andando? Sta andando benissimo e si vede che con il clima, il caldo, fatto un bel tempo e la gente sta bevendo tanta birra. E siamo anche in compagnia di una ragazza francese, giusto? Sì, mi chiamo Delphine. Questi prodotti non sono assolutamente cibo, di cosa si tratta? Allora, noi essenzialmente vendiamo la lavanda, poi il sapone di Marsiglia, tutte cose un po' acqua di toilette, profumo d'ambiente, olio essenziale, tutti i prodotti della Provenza. Cercasi volontari per assaggiare la crema più piccante al mondo, di che cosa si tratta? Allora, stiamo parlando di uno dei peperoncini più piccanti al mondo, il Carolina Reaper, che è stato incoronato come il peperoncino più piccante al mondo. Parliamo di oltre 2 milioni di Scoville, quindi noi cerchiamo, diciamo, volontari proprio perché è molto 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 piccante. Direttamente dalla Calabria arrivate, giusto? Direttamente dalla Calabria, non è il primo anno che siamo qui, ormai abbiamo tanti clienti che ci aspettano appena arriviamo e questa è la nostra specialità, è uno dei prodotti più piccanti al mondo in assoluto. How's it going today? Today is really really good going. We have nice weather, nice people, the all nice Italian people and everybody loves our pretzels. Yes. Sicuramente è un successo come quantità di gente che abbiamo trovato giovedì, venerdì, sabato e domenica sempre pieno, soprattutto in serata. Noi portiamo in particolarità i nostri miele della Vacca Monica. Qua ce ne sono diversi tipi, quali sono le caratteristiche principali? Il miele fatto in modo perfettamente naturale, senza... ovviamente senza conservanti, senza additivi, e di portare miele che magari si trovano anche solo in Val Camonica, che tipo il miele di rododendro, il miele d'alta montagna. Questo qua però mi incuriosisce perché non è miele, ma... Ah, questo è Polignac, sì. Ed è un ottimo ricostituente per i cambi di stagione. E questo viene venduto sia in modalità fresca che in modalità essiccata. Siamo qua con un visitatore del mercato europeo, come sta andando? Bene, sì, sì, bene. E cosa ti piace di più del mercato europeo? Mi piace più Brasile. Bene, anche se io sono una vegetariana, quindi non è che ho trovato tantissime cose da mangiare. Questo è interessante, quindi i vegetariani qua probabilmente non si trovano molto a loro agio. Non tantissimo, perché ci sono soltanto dolci, granite, un po' di frutta, però è quasi tutto porchetta, carne, salamella, booster, cioè c'è pochissima cosa per i vegetariani. È quasi tutto veramente organizzato solo per onnivori. Quindi sarebbe carino effettivamente fare magari un paio di stand con più verdure e cose possibilmente che possiamo mangiare anche noi. Cosa ti piace di più del mercato europeo? I panini. I panini, quindi vieni qua per mangiare? Sì, anche per fare un giro. Di dov'è lei? La Chiarella. La Chiarella, quindi è venuta qua a Pavia per il mercato europeo? Giusto. Le sta piacendo? Benissimo, bellissimo. La prima volta che lo vedo è ancora da rivedere. Cosa le piace di più di questa manifestazione? Ma per dire la verità tutto. Bello, proprio bello, ma bello. Mi sono trovata contenta di essere venuta. È proprio la novità proprio che abbiamo trovato, l'eventuale proprio mancherelle, le persone proprio che venivano a produrre il proprio prodotto e sono proprio del paese in cui... originalmente porta quel prodotto lì. Quindi lei dice il fatto che paesi dell'Europa possano venire qua a proporre le loro tradizioni è una cosa positiva. Bellissima, è bellissima. Siamo in Europa, o ci chiudiamo nel nostro orticello piccolino. In un periodo in cui si vuole uscire dall'Europa? No, noi no. Io, l'Europa è una nazione per noi, è diventata una nazione, è la nazione futura di loro.